Siamo qui per fare una parmigiana e iniziamo. Allora, iniziamo facendo la pastella. La pastella la faremo con la farina, aggiungeremo un pizzico di sale. Io aggiungo anche un pizzico di zucchero e mescoliamo così. In questa brocca ho dell'acqua frizzante fredda. Se non avete l'acqua frizzante, potete utilizzare la birra. Oppure, nel caso in cui l'acqua frizzante non fosse fredda, potete tranquillamente mettere la pastella in frigorifero oppure aggiungere del ghiaccio. Mescoliamo bene con una frusta in modo da non far formare i grumi. Tutti gli ingredienti e le dosi poi li troverete nella ricetta. Aggiungiamo ancora acqua e mescoliamo. Non dovremo tenere un composto troppo liquido, altrimenti la pastella non aderisce bene alla melanzana. In questo caso la pastella è già pronta. Come vedete, è bella liscia e vellutata. Quindi tagliamo le melanzane. Le potete tagliare a rondelli oppure in questo verso. Io le taglierò a rondelle. Lo spessore deve essere questo, circa mezzo centimetro. Non troppo sottile, ma neanche troppo spesso. Altrimenti la melanzana non avrà modo di cuocere nello stesso tempo in cui sarà cotta la pastella. Ok, una volta tagliata la melanzana, dobbiamo procedere alla frittura. Quindi io adesso vado a prendere la pastella che ho riposto in frigorifero nel frattempo, perché ricordatevi, la pastella deve essere ben fredda, così con lo shock termico della pastella fredda con l'olio bollente avremo una pastella bella croccante. Quindi torno subito, vado a prendere la pastella e torno. Dopo mezz'ora che la nostra pastella è stata in frigorifero, andiamo a friggere. Quindi prendiamo le fette di melanzane, le avvolgiamo con la farina, togliamo la farina in eccesso e le mettiamo nella pastella. La pastella deve essere così, avvolgente. Facciamo cadere la pastella in eccesso e andiamo a friggere. Mi raccomando, l'olio ben caldo, circa 180 gradi, in modo che sì, la pastella sia croccante, ma la melanzana naturalmente deve essere anche cotta. Perché impaniamo la melanzana prima nella farina e poi nella pastella? In modo da creare attrito fra la pastella e la melanzana, così che la pastella aderisca bene alla melanzana. Le nostre melanzane sono pronte, belle, croccanti e ben dorate. Le andiamo ad alzare dall'olio e le mettiamo qui
per perdere l'olio in eccesso. E quindi procediamo con la frittura. Mi raccomando, friggete pochi pezzi alla volta in modo da non far abbassare la temperatura dell'olio e da non assorbire troppo olio. Okay. Allora, abbiamo terminato di friggere tutte le melanzane e sono qui, e quindi procediamo col formare la parmigiana. Qui abbiamo della salsa di pomodoro cotta con un soffritto di aglio e del basilico, il parmigiano che potrebbe essere pecorino o altro formaggio che voi preferite, e la mozzarella. Nel link io ho messo anche la mortadella, però in questo caso non la utilizzerò perché la voglio fare vegetariana. Nel caso in cui foste allergici al lattosio, potete anche eliminare il formaggio oppure utilizzare un formaggio senza lattosio. Ora procediamo. Il primo strato sarà di salsa di pomodoro, così. Non esagerate con l'olio per il soffritto, perché già le melanzane sono fritte. Quindi, primo strato di melanzane. Le sistemiamo sulla base. Così. E andiamo a mettere il formaggio. Dopo del formaggio aggiungiamo le mozzarelle. Naturalmente io da pugliese ho le mozzarelle buone. Voi vi dovete accontentare di quelle che troverete. Ne metto un altro po', così, e poi basta. Questa è la prossima volta. Continuiamo di nuovo con le melanzane. Quindi un altro strato di melanzane. Così. Ne mettiamo un'altra ancora qui, così andiamo a chiudere bene tutto. E andiamo di nuovo col formaggio. Io farò tre strati perché per me sono più che sufficienti. Poi voi decidete a seconda dei vostri gusti. E ancora la mozzarella. Distribuitela bene su tutta la superficie della parmigiana, non sia mai che qualche pezzo di parmigiana sia senza mozzarella. Non si fa. E quindi siamo arrivati all'ultimo strato di melanzane. Nel frattempo aggiungiamo anche un po' di salsa di pomodoro. La mettiamo anche negli angoli, così. E quindi adesso l'ultimo strato. Lo sistemiamo bene perché sarà lo strato che noi andremo a vedere quando serviremo la parmigiana. Mi raccomando, le cose devono essere buone, i nostri piatti devono essere buoni, ma devono essere anche belli. Così, un'altra piccola, sta qua, e la mettiamo qua,
e ci siamo. Sistemiamo bene. Eccolo qua. Questo è l'ultimo strato di melanzane. Ora io aggiungo formaggio, mozzarella e passata di pomodoro. Formaggio. Abbondante perché è quello che renderà croccante la nostra parmigiana. Quindi la mozzarella. Io la sto sfilacciando con le mani. Voi potete tagliarla, farla a fette, fate come preferite. Anche per quanto riguarda la pastella, io ho fatto una pastella senza uova, ma la tradizione vuole che si faccia una pastella con le uova, e quindi la melanzana passata prima nella farina e poi nell'uovo e quindi fritta. Per me la parmigiana è già un piatto abbastanza pesante, e quindi renderlo, appesantirlo ancora di più con l'aggiunta dell'uovo mi sembrava eccessivo. E poi devo dire la verità, a me mi piace di più così, io lo faccio così. Abbiamo aggiunto la mozzarella e adesso ricopriamo con la passata di pomodoro. Adesso la nostra parmigiana andrà in forno a 180-200 gradi fino a gratinatura, quindi ci vorranno circa 20 minuti di cottura, perché abbiamo tutti gli ingredienti sono cotti, deve solo sciogliere la mozzarella e il formaggio e formarsi una bella crosticina. Eccola qua, bella e pronta, adesso va in forno. Allora, la nostra parmigiana è pronta, come vedete è bella dorata. Ciao a tutti e grazie di avermi seguito, alla prossima ricetta, ciao!